ma soprattutto il giorno della pubblicazione del libro della nostra Daniela Collu. Eccola! Aspettavo che tirassi fuori sono nati oggi Mario Rossi, Franco Bianchi, in ordine alfabetico. No, possiamo aggiungerla questa data, non è così importante, però intanto c'è. Vabbè, è un bel passo uscire col primo libro, no Daniela? Io, guarda, un bel passo, poi è proprio il modo giusto per definirlo, perché è un libro che ne racconta un bel po' di passi, quindi sì, è un bel passo. 360 chilometri a piedi, sei partita senza essere sportiva in modo particolare, una zero. Ma mi vedi? No, infatti dico, ho letto, eh. Ma anche senza essere tante altre cose, perché poi chi si avvicina a questo cammino ha anche O per motivi religiosi o per motivi sportivi, tu niente, per curiosità. Ti hanno tolto dai libri di religione dall'elenco? Mi avevano messo in religione e cristianesimo, poi abbiamo chiamato, abbiamo detto che non era il caso. Ma sì, perché io in realtà sono una pellegrina atipica, cioè sul cammino di Santiago è vero che ci sono tante persone che hanno così la parte spirituale molto 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 sviluppata, o magari invece sono allenate, amano la vita all'aria aperta. Io no, sono una cittadina insomma pragmatica, un po' più terra terra, però invece ho trovato il mio posto anche lì. E come è nata questa idea? È nata perché non del libro, del cammino. Ho rifiutato un lavoro, che è una cosa che non so, però nel nostro ambito non succede mai. Ho rifiutato un lavoro e allora ho deciso che quel tempo che avevo liberato dovevo insomma dare un buon motivo al karma per farmi poi tornare a lavorare a un certo punto e non farmi dire vabbè questa non se lo merita, e allora volevo fare un viaggio che avesse un senso, non volevo semplicemente spostarmi e poi sdraiarmi su un lettino al sole, insomma. E dal cammino al libro come è successa questa cosa? Per caso, come sempre, mi hanno telefonato e mi hanno detto lo fai? E io ho detto sì, già che ci sono. Beh, ma lo scrivere il libro è stato un esercizio di memoria o è frutto anche un po' di un diario che magari casualmente durante il cammino avevi scritto? Guarda, anche lì pessima pellegrina, avevo fatto 3 foto, non mi ero segnata le cose. Fortunatamente io sul cammino ho conosciuto delle persone meravigliose che sono diventate molto amici, dei miei grandi amici, e quindi ho chiamato e ho detto ma quella volta che è successa quella roba dove eravamo? A Ponferrada, no? A Villafranca del Bierzo. Allora mi hanno aiutato a ricostruire un po' la cronologia dei fatti. Rimani un pochino? Sì, sono qua, ecco. Sono ferma, cammino sul posto al massimo. E allora ascoltiamo insieme Lionel Lewis e poi scopriamo qualche altro segreto senza spoilerare troppo. Tanto non muore nessuno, diciamo. No, è stato il maggiordomo. Comunque il titolo è Volevo solo camminare, non l'abbiamo ancora detto. È già un fatto. Siamo collegati con la nostra Daniela Collu dallo studio di Roma, dove normalmente ciao, ciao. Conduce durante il weekend l'appuntamento come hai visto alla radio insieme a Corti e Onnis dalle 15 alle 17. Oggi però è qui in veste di autrice del libro Volevo solo camminare, e il volevo solo camminare già ci dice molto, nel senso che non è che sei partita dicendo vado a cercare me stessa, vado a cercare la spiritualità, vado a cercare, ma volendo solo camminare, perché Compostela e non la via Francigena e non che ne so qualche altro cammino anche italiano? Guarda, quella è un'ottima domanda. Per esempio io adesso sto in fissa, voglio fare la Via degli Dei, che è Bologna-Firenze. Ci deve essere un paesaggio stupendo anche lì, perché mi sembrava la cosa più protetta. Io nella mia sindrome dell'impostore, cioè pensare che tanto insomma siamo tutti dei bluff, adesso ci smascherano, no? Nelle nostre intenzioni, nelle nostre volontà, io ho pensato non ce la farò mai, torno a casa dopo 2 giorni, e invece no, sono arrivata alla fine, sono arrivata a Santiago, ce l'ho fatta. Però ecco, sono andata un po' sul sicuro, poi ho scoperto che sicuro manco per niente, perché c'è la montagna, c'è la pioggia, è scomodo, è faticoso, sono tanti chilometri. Ma forse ti sei voluta un po' tranquillizzare sapendo che essendo un cammino molto frequentato e anche molto organizzato dal punto di vista dell'accoglienza. Sì, cioè, sei partita da sola e hai detto sola, però, esatto. però cerchiamo di avere qualche punto di riferimento. Ma io so che sei arrivata piangendo, ma è così emozionante? Sì, io non credevo, tutti quelli che mi raccontavano che quando arrivi lì è un'emozione gigantesca, pensavo sì vabbè, certo, e invece no, un'emozione gigantesca, perché è come se si condensassero in quel momento tutti i passi che hai fatto e tutti i chilometri che hai fatto, e poi li hai fatti insieme, si è incontrato delle persone, quindi è molto emozionante. Quante lingue hai parlato? Ah, non lo so più, in esperanto a un certo punto, perché avevamo un gruppo con un australiano, un tedesco, 2 americani di parti diverse degli Stati Uniti, un napoletano, un barese, io guarda, non lo so più, infatti anche quello è un esercizio bellissimo, inizi a pensare nelle lingue degli altri. Quindi si parte da soli ma poi via via si conoscono persone. Sì,
Sì, se vuoi sì, altrimenti continui da solo. Ah, ok. Un viaggio. Beh, con poi te. Magari nel percorso la persona che un pochino conosci meglio sei te stessa. Sì. Sì, torni a casa che non hai più domande. Te le sei fatte tutte durante le camminate. Sei a posto. Beh, effettivamente la fatica del camminare poi secondo me ti manda in una sorta di nirvana. Di nirvana, di estasi, di sconnessione. Sì. È giusto? Ma anche l'automatismo, sai, camminare è una cosa alla quale non pensi. Comunque, e quando hai una strada lunghissima davanti, ciao. Ti deve essere piaciuto molto perché sei recidiva se vuoi riprendere il cammino. Sì, io voglio solo camminare ancora. Adesso vedi? Vabbè, a parte però, sabato e la domenica che sono qui, ecco, però per il resto appunto, voglio solo non rifiutare altri lavori, fallo nel tempo libero. Va bene, cara la nostra Daniela Collu, protagonista oggi, perché è il 2 maggio, perché oggi esce il tuo libro Volevo Solo Camminare. C'è una bellissima fascetta firmata da Mara Maionchi che dice Il cammino di Santiago come non l'avete mai letto. Sì. Mara è il mio portafortuna. Allora, dei tuoi amichetti di X Factor, chi ti ha dato qualche spintarella per... Guarda, non ci crederai, ma a un certo punto Fede mi ha chiamato in camerino e lui e la Ferragni mi hanno chiesto quante persone ci sono sul cammino di Santiago. E io ho detto un po'. E mi ha detto quanti italiani? Dico, parecchi, mi riconoscono? Sì. Scordati. È troppo tardi per l'anonimato. Non c'è più motivo, non c'è più visto modo. Visto che hai parlato di Federico e di Chiara, loro probabilmente il cammino, se dovessero mai decidere di farlo, lo farebbero tutto con delle storie su Instagram. Ma magari sì, però diarietto. Sai, ogni cammino è differente, quindi perché no? No, fatelo. Ma a proposito, lungo il cammino c'è qualcuno dotato di smartphone che fa foto, fa le storie, fa... oppure... Guarda, c'è di tutto. Ah, c'è di tutto. Sì, okay. Sì. Va bene, ma questo libro quante piante è costato, no? Ecco. Per dire, nell'era della lettura digitale. Aspettavo questo momento da quando abbiamo deciso di pubblicare questo libro. Per chiedere scusa a tutti di questo libro, io in concomitanza con l'uscita in libreria ho piantato una foresta di 50 alberi che può crescere con Tridom. Potete andare su Tridom su internet, cercare la foresta che si chiama Volevo Solo Camminare e piantare altri alberi. Ma che brava. Ci sono banani, alberi di cacao, avocado, c'è di tutto. Continuiamo a piantare alberi, facciamo una forestona di libri. No, ma questa mi piace molto. Allora brava. dillo bene come si fa. Tridom. Okay. Cercatelo, è un'iniziativa molto intelligente, molto bella. Si continuano a piantare alberi, si possono regalare alberi anche a degli amici per i compleanni, per gli anniversari, quello che volete. E noi abbiamo fatto la foresta che si intitola Volevo Solo Camminare, come il libro. Ma non per farti perdonare, stupidina. Beh, un po' sì, perché li aspetto, guarda, quelli che mi dicono abbiamo sprecato la carta per far sto libraccio. No, non è, niente è andato sprecato. No, esatto. E comunque, insomma, consigli a tutti di farlo prima o poi questo cammino, vero? Sì, lo possono fare tutti, non vi fate spaventare, il vostro ritmo va benissimo. Persino Baiguini, l'uomo divano. Ah, certo. Sì. Non so se hai sentito prima che ho raccontato del mio cammino di ieri. Sì, dalla chilometri. Dalla stazione centrale a via Paolo Sarpi. Cioè, gli pare di aver fatto chissà cosa, hai capito? Perché lui è l'uomo divano, non si scolla dal divano. Però il ritorno l'ho fatto in taxi. Capisci? Beh, cioè, partiamo bassissimi proprio. Vabbè. Però è già un inizio. Da qualche parte si deve iniziare. Un primo passo va fatto. Grazie Daniela per essere stata qui con noi e averci scelto per lanciare questo libro. Grazie. Volevo solo camminare, Daniela Collu, ma fai anche il tour firmacopie? Come, come quelli sono in veri. Giro, ma certo. Sempre dei giornalisti, tra un po' all'Arena di Verona, guarda. potrebbe essere. Ricordati il 9 di settembre, non prendere impegni, cioè Power Hits Estate 2019 all'Arena di Verona, a proposito. Segno, per segno. Daniela, ci sentiamo nel weekend, 15-17 su RTL. Daniela Collu, signore e signori, grazie. Grazie. Ciao. Baci. E buon cammino. E buon cammino a tutti, a qualsiasi sia. Esatto, la lunghezza, anche i 7 chilometri di Angelo vanno bene, non destinazione. Esatto.